Buongiorno signora Buongiorno. De Luisa, le volevo chiedere cosa l'ha spinta a venire qui da noi nel nostro studio? Chi mi ha spinto? Oh, chi? È mia nipote. Mia nipote che viene a trovarmi spesso e intanto che io preparo il caffè e che giro magari la schiena, logico, per sentire se è uscito o meno, e lei da lì ha capito che non sentivo come che avrei dovuto sentire. Anch'io però, da sola, parlando con le altre persone, e anche lì mi trovavo molto a disagio perché non arrivavo a sentire tutto quello che loro mi dicevano. E aveva qualche preoccupazione prima di venire qua? No, preoccupazione proprio Ok. E adesso che ha messo gli apparecchi acustici, com'è diventata la sua vita? meglio perché sento tutto. Prima non sentivo tutto. Anche il canto degli uccelli, per esempio. Adesso li sento, mentre prima cambia la vita. Cambia la vita. Cambia la vita, sì, beh, sì, è più completa. Prima mancava, Si è resa ma conto, tanto. insomma, si è resa conto. Ok. E un'ultima cosa, volevo chiederle, cosa consiglia a persone come lei che si sono rese conto di sentire meno? Ah, beh, di venire prima ancora, farsi vedere. E appunto è vedere a che punto è l'udito anche, no? Certo. Ma sì, di cominciare prima. Ok, la ringrazio molto del suo aiuto e della sua testimonianza. Prego. Arrivederci. Arrivederci.